Ciao a tutti, a pochi giorni di distanza dall'inizio del Salone del Libro mi andava di farvi vedere molto velocemente i libri che sono entrati nella Book Caverna ad aprile, tra festival, piratate e i soliti, o meglio, i graditissimi regali della dolce fatina dei libri. Stranamente ho fatto il bravo perché non sono neanche 15 volumi. Me lo merito, vero? Sono sorpreso anch'io, non perdiamo tempo e cominciamo subito. Via! Prima di tutto vi faccio vedere i libri che mi sono stati dati dalle case editrici, che in realtà sono anche molti per questo mese, ma vi spiegherò con calma. E partiamo subito da un ritorno inaspettato, Ambassador di Chyna Mieville. Chyna Mieville era un autore che volevo leggere da tantissimo tempo, ve l'ho mostrato anche diversi book haul fa, perché i suoi libri sono abbastanza introvabili e nelle mie tante piratate è uno di quegli autori che cerco sempre di scovare tra i mercatini e posti, i vari posti loschi. Non mi aspettavo sinceramente che Fanucci riprendesse in mano questo autore e lo ripubblicasse, e quando ho visto il tutto l'ho chiesto e loro sono stati così gentili da appunto inviarmelo. L'ho letto, mi è piaciuto un sacco, manco a dirlo. E ne ho fatto un video, quindi ve lo lascio sopra sulla i. Inizialmente vi lascerò tutti i link, poi andremo a ruota libera come sempre, però magari sapete com'è, l'internet, si perdono cose, si perde il lavoro che magari faccio e potrebbe interessarvi, non lo so, poi magari non me ne frega niente. Immaginate la fantascienza che torna ad essere prepotente, immaginate un autore pieno di idee, immaginate, l'ho definito un po' il Neil Gaiman della situazione, unito al Clive Barker della situazione, tutto quanto un mescuglio in un romanzo che è molto faticoso, ma se siete disposti a faticare vi potrebbe regalare tantissimo, ma ne ho parlato meglio nel video. Andando avanti, Milano ad aprile è stata anche la città dei festival letterari. Ho avuto il piacere di partecipare a due di questi. Partiamo dall'ultimo che mi permette di parlarvi anche di un'altra cosuccia, i Boreali. Ho fatto un resoconto dei Boreali, che è festival di letteratura nordica organizzato da Iperborea, quest'anno hanno partecipato anche Mondadori e Sonzogno. Festival che mi ha sorpreso e festival che mi sono preso la briga di raccontare in collaborazione con Iperborea. Ho seguito diversi incontri, diversi autori nordici che mi hanno alquanto stregato, e i ragazzi di Iperborea sono stati così gentili da regalarmi, darmi due volumi appunto da poi eventualmente trattare sul blog, e sono io in primis anche a dare precedenza a loro, che sono stati così gentili. L'arte di collezionare mosche di Fredrik Sjöberg. Ho visto questo autore, mi ha fatto impazzire. Tra l'altro è stato presentato con Paolo Nori, quindi già immaginate che tipo di aria si respirava a quella presentazione. L'arte di collezionare mosche è un qualcosa di inedito, è un misto tra autobiografia, saggio, la continua ricerca delle piccole cose. È un qualcosa di estremamente particolare e molto difficile da spiegarvi in video e non in questa sede, perché alla fine è un book haul. Vi lascio anche in questo caso sopra la recensione. Magari vi lascio sia il racconto del festival che la recensione di Sjöberg. Poi magari se volete sentire parlare o se lo avete letto, mi fate sapere che ne discutiamo sotto. Ah, vi dico che uscirà un seguito a settembre, sempre per Iperborea, tra l'altro. E poi ho avuto il piacere di vedere tal Monica Christensen, anche lei autrice svedese, anche se poi se non sbaglio ha vissuto in Norvegia, credo, mi ricordavo, che è una delle esploratrici nordiche più famose degli ultimi 60 anni, che ha appunto scritto questo libro che è Operazione Friedman, che vuole essere una sorta di thriller, mettiamola così, però thriller dalle tinte nordiche, che non è la classica cosa alla Lorsson o ai thrilleroni che sono Marsilio, ma vuole essere, almeno da quanto mi pare di aver capito, una sorta di indagine molto molto più politica sul ruolo di Russia e Germania, però all'interno di tutte queste combinazioni politiche degli anni durante il primo conflitto mondiale. Il tutto narrato attraverso gli occhi del solito ispettore, questa volta l'ispettore Knut. Mi farò sorprendere, la conferenza è stata fighissima perché ha fatto una conferenza sull'eroe all'interno appunto dell'avventura e dell'esplorazione polare, che è stata una cosa fighissima da vedere, e poi lei è stata gentilissima e mi ha scritto tante cose belle polari. Bravissima, non c'è da fare. Non me l'avevano mai dedicato un volume dicendomi tante belle cose polari. No, a parte questo. Poi invece, altro
festival a cui ho partecipato è stato il Book Pride, questo a inizio aprile. Book Pride che mi ha permesso di andare a chiacchierare con quelle persone che sento tutto l'anno, perché poi sostanzialmente questi festival personalmente a me servono uno per vedermi gli autori, ma magari più particolari che vengono invitati ai festival, e due per andare a chiacchierare un pochino con le persone che magari sento tutto l'anno, con persone virtuali che mi vivo tutto l'anno e poi incontro magari in un festival. Tra queste ci sono quei due baldi ragazzoni di Clichy che gestiscono appunto la collana Black Coffee, collana della quale mi sono innamorato, vi ho rotto le scatole in una maniera allucinante e che nel momento in cui ho deciso di acquistare l'ultimo volume che mi mancava hanno fatto il diavolo a quattro e non mi hanno permesso di comprarlo appunto regalandomelo. Parlo di Rebecca Lee, Lince Rossa e altre storie. Era l'ultimo Black Coffee che mi mancava, ormai li ho tutti, sto aspettando che escano quelli nuovi. Adesso questo qua sicuramente lo leggerò al volo e ve ne parlerò, ma ne sto sentendo parlare benissimo. Solo dietro vengono citate la Connor, la Marrow, devo dire altro, sono racconti. Tra l'altro anche Andrea e anche i ragazzi leggono, l'ho letto, e me l'ha detto meraviglie, quindi io sono mega eccitato per questa cosa e ne parleremo molto presto. E poi a Book Pride ho scoperto anche un altro editore che non conoscevo assolutamente, ma girovagando tra i banconi, così mi sono messo a chiacchierare con questa ragazza che è stata gentilissima, che poi praticamente mi ha invitato alla presentazione di Claudio Morandini, presentazione alla quale ho assistito, e mi ha incuriosito tantissimo. E io alla fine della presentazione mi sono ritrovato il libro in mano, sono stati pure loro gentilissimi, e infatti speravo ovviamente che il libro mi piacesse. Cosa che è successo? Io mi sono innamorato di questo libro, un libro di montagna, un libro che, se vogliamo, è indirizzato a tutti quegli amanti di Buzzati, di Landolfi. È un racconto di montagna, ma allo stesso tempo è un racconto fantastico, è un racconto di un tipo di che appartiene a un tipo di letteratura italiana alla quale non siamo più abituati. In questo caso vi lascio sopra sia la recensione, e poi ho avuto il piacere appunto di chiacchierare con Claudio Morandini e vi ho caricato l'intervista sul tubo, un podcast da ascoltare. E quindi sono rimasto veramente soddisfatto da questo libricino. Poi, tra l'altro, l'edizione è troppo particolare, guardate che roba. È Exorm, adesso mi studierò bene il catalogo e vedrò cosa recuperarmi di mio. Siccome invece Claudio Morandini mi è piaciuto un sacco, mi dà il trampolino di lancio per andarvi a parlare delle piratate che ho fatto io questo mese. Mi è piaciuto, come sempre, anche questa cosa. L'editore è così gentile da darti un libro, lo scopri, magari scopri un autore. L'editore, vedi che è valido, lo approfondisci a parte. Per quanto riguarda l'autore, dici: cacchio, ho scoperto un autore figo, allora ce lo andiamo a recuperare da un'altra parte. E infatti di Morandini ho recuperato Rapsodia su un solo tema, Colloqui con Rafael Novikov, spero di averlo pronunciato giusto, che sembra un romanzo ambiziosissimo. Allora, qua abbiamo un giovane compositore, abbiamo la Russia. Solitamente io non vi leggo le parti dietro, però trovo che questo romanzo pubblicato da Manni, che dovrebbe essere ancora a catalogo tra l'altro, abbia una quarta di copertina che è favolosa e mi andrebbe di leggervi metà solo per farvi capire come gira la situazione. Schiudendosi come una matrosca, questo romanzo combina tentativi di saggio, pagine di conversazione di diario, verbali di interrogatori, trascrizioni di un pamphlet settecentesco per raccontare di musicisti che parlano di altri musicisti, che raccontano di altri musicisti che immaginavano la vita di altri musicisti ancora. In sottofondo, la storia, spesso dolorosa ed enigmatica, del Novecento. Ciao! Poi, quando mi sono trovato questo in mano, ho detto: ma pensa Morandini, cosa cavolo riuscirà a fare con qualcosa di più largo respiro. Bam! Sono curiosissimo, però lo leggerò proprio avanti, sono sicuro. Mi hanno parlato anche molto, molto bene di altri romanzi di Morandini, se li avete letti mi fate sapere sotto. Con gli ultimi poi voglio andare abbastanza spedito perché di molti di questi ne so veramente poco. Torino, bancarella, c'è una bancarella che non vi svelerò mai. No, sto scherzando, in realtà è una bancarella che c'è in via Po. Non dite che non sono un bravo pirata, eh. Che praticamente mette diversi libri con delle combinazioni di prezzi molto molto vantaggiose. Allora, ad Elfi è arrivato questo carico Adelphi gigantesco che mi ha permesso di recuperare, a una cifra veramente irrisoria, una perfetta stanza di ospedale di Yoko Ogawa. Letteratura giapponese, si citano sempre i soliti nomi, alcuni li trovo anche non validi. Ogawa è un autore che ha pubblicato storicamente L'Assaggiatore, che ha pubblicato non so quanti suoi romanzi che prima o poi voglio recuperare, e Adelphi ha pubblicato qualcosina come questo, L'Anulare, forse ce ne dovrebbe essere un altro. L'ho voluto recuperare, non ne so assolutamente niente, però
La letteratura giapponese mi piace, non vedo perché questo non dovrebbe piacermi. Se l'avete letto, mi fate sapere sotto. Inoltre, poi, sempre questo banchetto, fanno delle comunicazioni molto particolari: due romanzi 5 euro, sai, queste cosine qua. Quando ho visto Metà di un sole giallo di Chimamanda Ngozi Adichie, stessa autrice di Americana, che avrete sicuramente visto ultimamente l'anno scorso in libreria, libro che ha fatto parlare molto di sé e di cui mi hanno letto meraviglie, questo dovrebbe essere il suo capolavoro. Trama, non ne so nulla, letteratura africana, ci piace, ne abbiamo letta sempre poca, sì, quindi approfondiamo. Tra l'altro lei era uno dei nomi che mi ero segnato in uno dei bucoli in cui una di voi, espertissima di letteratura africana, mi aveva lasciato una lista infinita. Quindi benissimo, e poi non trovavo nient'altro, quindi ho costretto il tipo ad aprire il furgone dove tiene i libri e tra tutti quanti i libri che appunto aveva là parcheggiati, lui è gentilissimo come sempre, però giustamente è un po' come i tossici, devi assecondare i tuoi clienti, ho trovato Città Aperta di Teju Cole, che è un altro autore africano, e sia Cole che Ladikhi sono due autori che sono un po' a metà, quindi nati in Africa, sono cresciuti in Africa, però poi si sono trasferiti negli Stati Uniti per mille motivi, studio, lavoro, e quindi sono queste voci un po' spezzate che io adoro personalmente. Questo dovrebbe essere più di impronta africana e questo dovrebbe essere, se vogliamo, un'influenza africana in ambito americano, che è una cosa già molto diversa da questo. Non ho letto nessuno dei due, però vi farò sapere. Poi, acquisto da edicola. Ho recuperato, cosa insolita per me, la saga di Paperon de Paperoni di Don Rosa. Sì, un fumetto Disney. Me l'hanno sempre parlato come un capolavoro, una cosa che ti strappavi i capelli, così, colà. L'ho recuperato perché è stato fuori catalogo per anni, la Panini Comics lo ha pubblicato in edicola, in fumetteria, dovresti trovarlo. Costa 6,90 euro, quindi ho detto, ma sì. Mi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Capolavoro? Secondo me no. Rimane comunque un fumetto Disney, un fumetto Disney con tutti i suoi limiti, però è un fumetto Disney di una modernità pazzesca. Vedere in un fumetto Disney, a parte delle tematiche molto molto pesanti, vedere in un fumetto Disney la disperazione, la morte non è cosa che si vede tutti i giorni. Poi, ragazzi, la storia di Zio Paperone, cioè, mettiamo dobloni e bagni nei soldi tra America, Africa, veramente è un viaggio del mondo a 360 gradi con i disegni di Don Rosa che sono, anche se vogliamo, molto sporchi e molto diversi dal solito canone Disney, secondo me. Sono stato contentissimo di aver letto una roba del genere perché poi uscire dalla comfort zone ogni tanto mi fa piacere. Poi magari ne parleremo in un video a parte. Qua voglio andare molto molto veloce anche perché purtroppo ho poco tempo. Letteratura di genere, ultimi tre libri, giuro di muovermi. Ho recuperato a 1 euro La fabbrica delle mogli di Ira Levin. Dopo Rosemary's Baby ho deciso, ma sì, aspettando i ragazzi venuti dal Brasile, che verrà pubblicato da Big Sur un'altra volta a breve, ho trovato questo vecchio romanzo che tra l'altro mi avete detto che è stato pubblicato anche dalla BIT. Non mi ricordo il nome, magari se qualcuno lo sa, se lo ricorda lo metta sotto così gli altri se lo possono recuperare. So che ci hanno fatto un film di questo, è piccolissimo, io l'ho pagato 1 euro, questa tra l'altro è la prima edizione Garzanti italiana, e why not? Nel senso, mi piace l'autore e via. Ultimi due libri, Regalini della Fatina dei libri. Stephen King, Il Bazar dei Brutti Sogni. Se non l'avessi trovato lei su una bancarella usato, io probabilmente non l'avrei mai preso, non in questa edizione, perché questa edizione fa schifo, è un'edizione che rimangono ereditate, è un'edizione che è fatta di un cartone che, boh, il mio falegname con 5.000 lire lo faceva meglio, sapete com'è la storia, no? Però sempre 20 euro, però 1.000 traduttori dentro, non ho capito perché ci siano 1.000 traduttori dentro, ma va bene, poi ne parleremo in sede separata di questo. Di certo non vi aspettate la raccolta canonica di King, quella assolutamente imprescindibile. Questa è una cosa di contorno per gli appassionati. Sono una ventina di racconti che sono usciti negli ultimi 4-5 anni. Sono stati un po' messi insieme da King, tagli e cuci, messi qua dentro. È una cosa molto più per completisti. Alcuni li avevo già letti negli anni e sono grandi cose, altri non mi avevano già convinto all'epoca, però di King c'è tutto, recuperiamo tutto. Ultimo libro che ho rubato a Diana è Raffle di Hornung, se lo pronuncio bene. Questo qua io l'ho rubato perché ce l'aveva in casa lei, non so se lo leggerà mai. Casa Sirio, la collana Morti e Stramorti, vi avevo fatto vedere il libro di Twain. È una collana molto particolare e in particolare lui, questo autore, è il cognato di Conan Doyle. Se da parte Conan Doyle ha inventato Sherlock Holmes, lui ha inventato Raffles, che è un ladro gentiluomo.
Stessi anni, stessa ambientazione dovrebbe essere, quindi è una cosa che poi non tutti conoscono, però esiste. Wow, cioè magari potrebbero essere anche carini, addirittura pensate che roba, è un editore indipendente ti va a pubblicare una roba del genere. Io sono per i morti e stramorti, non c'è niente da fare, magari appena lo leggo vi dirò qualcosa. Come sempre fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri, ne discutiamo sotto con i commenti, se vi è piaciuto il video pollice in su e visto che siamo in prossimità del salone mi fate sapere se ci siete, cosa andrete a vedere in modo che ci organizziamo, magari ci vediamo verso qualche stand, verso qualche presentazione, ci incontriamo, ci prendiamo anche un caffè. Ci vediamo alla prossima e vi saluto. Ciao! Ciao un corno, ci sarebbero altri libri. Questi sono stati una piratata gigante di una persona che è la regina delle piratesse, e di questi ne parleremo più avanti perché non c'entrano con quello che ho speso io durante questo mese, ma sono piratate accumulate in mesi e mesi. Quindi ci vedremo alla prossima con il dopo salone. Avete visto, sono stato bravo, non ho preso tanta roba agli altri festival perché appunto spero di prendere la big roba al salone. Ci vediamo.